parlare del concetto di stakeholder è parlare di qualcosa che si è talmente dilatato quasi da perdere identità e contenuti. E questo non è un fatto di per sé negativo se noi ragioniamo su questo e teniamo conto che ogni concetto vale in un contesto, quando si posta, come ho detto prima, da un altro contesto può cambiare un po', però ci sono degli spunti interessanti sempre da conservare. Quando per la prima volta io vidi questa parola fu nel 1985, stavo scrivendo un libro sul bilancio sociale e mi sono trovato un saggio di Freeman e Reed della California Management Review che parlava di stakeholder versus stockholder. Ho usato questo concetto nel libro e ricordo che un primo commento fu: non hai sbagliato traduzione. In effetti, in realtà, ecco, vediamo, approccio stakeholder. Perché approccio questo termine che ho usato tante volte? Perché in realtà questo concetto è utilizzabile in diversi contesti, per cui definirla teoria è poco corretto se non si specifica il contesto in cui viene applicata, poco corretto proprio sul piano epistemologico. E si può pensare, casomai, a un grappolo di teorie. Addirittura Freeman dice: a me basterebbe che fosse considerato una buona idea, senza altro. Freeman è estremamente understatement quando parla, sia di se stesso che di quello che dice. Assolutamente non può essere visto come un paradigma, nel senso di Kuhn, questa visione del mondo scientifica, perché i paradigmi erano quelli tolemaico, copernicano, non so, si può vedere qualcosa di analogo nella teoria dell'evoluzione, in altri campi di altre scienze, ma qui non è pensabile come un paradigma o qualcosa del genere, che va e raggruppa e fa da visione, per cui le teorie si costruiscono e poi si salvano in corner usando ipotesi ad hoc, poi dopo alla fine muoiono. No, qui è più da precisare. Poi stake. Lo stake sarebbe la scommessa, ecco la traduzione. Ecco, c'è qualcuno che in assoluta buona fede interpreta questo stake come il bastone del comando dello stakeholder. Non l'ho mai trovato da nessuna parte all'origine di questo concetto, quindi probabilmente sono quei concetti che vengono fuori un po' apocrifi a furia di parlarne. Poi lo stake invece è la scommessa, cioè chi ha a che fare con l'impresa. Io dico impresa adesso perché è nato in quel contesto lì, e per di più l'impresa intesa come la corporation a capitale diffuso americana, questo è il concetto cui è nato. Freeman insegna alla Darden School ai manager delle multinazionali da 25 anni, tenendo gruppi, eccetera, come si gestiscono queste aziende, come strategie manageriali. Quindi è questo il contesto in cui è nato. Ora, in questo contesto si dice: chi ha uno stake, una scommessa, un qualcosa che ha a che fare con l'attività dell'impresa va considerato. Perché adesso non lo dico subito, sennò farei un po' di confusione. I precursori di questa teoria degli stakeholder. Il primo precursore, che non l'ho visto scritto da nessuna parte, ma quando è venuto a Bergamo me l'ha detto Freeman, per una combinazione proprio, si era visto lì un professore americano che conosceva Nash, che era venuto a trovare un mio collega di matematica, esperto in teoria di giochi, amico di Nash, e dice: ma questo, ci sono conosciuti lì per caso a Bergamo, e lui mi dice: ma io mi ispiro nella mia teoria alla teoria di Nash, quello del film Beautiful Mind. È un film che ha travisato, la sua malattia non era quella, sicuramente lo sapete, aveva altri tipi di allucinazioni, non quelle, comunque va bene. Allora, cosa succede? La teoria di Nash dei giochi cooperativi, qui se c'è qualche matematico ne sa parlare molto meglio di me, è una teoria che tende a superare il famoso dilemma del prigioniero, per cui ci si fa concorrenza senza sapere chi vince e si perde, e alla fine si riconosce, dimostrandolo anche in senso matematico, che conviene tenere conto degli altri, non in senso strettamente diciamo di conflitto.
qui le implicazioni sono tante e alcune potrebbero essere implicazioni anche che possono non piacere, però questo è il punto. Quindi, partendo da questa teoria dei giochi cooperativi di Nash, gli ha dato uno stimolo a trovare questa teoria. Il termine stakeholder non l'ha inventato Freeman, l'ha inserito nelle tematiche di gestione in modo sistematico. Possiamo trovare tra i precursori una definizione che risale al 63 dello Stanford Research Institute, come quei gruppi senza il cui sostegno l'organizzazione cesserebbe di esistere. Questo è il testo dell'84 dove è stato citato. Lì già ci stiamo avvicinando al concetto come lo vediamo noi in questi anni. Non è proprio la stessa cosa, perché dobbiamo poi chiarire alcuni particolari. Cioè, l'azienda e gli stakeholder, o l'azienda è l'insieme degli stakeholder, come preferirei dire io, e anche prima probabilmente, anzi senza probabilmente. E anche questo è da chiarire, però già a questo punto è importante, senza il cui sostegno, quindi si riduce il numero di stakeholder un po', non devono sapere quelli che sostengono, non sta in piedi. Il termine è nato per l'impresa, ma se lo allarghiamo ad azienda, cioè anche a quelle organizzazioni economiche che non hanno un fine di lucro sul mercato, l'università, la pubblica amministrazione, qui troviamo già altri spunti. Infine, sempre alla nascita di questa teoria, possiamo parlare dei rapporti con alcune discipline. Qui siamo in un contesto piuttosto interdisciplinare, quindi forse possiamo trovare dei punti di dialogo. Ora, gli studi di corporate planning, di pianificazione aziendale, fanno riferimento agli studi per esempio di Ansoff, che chi tra i presenti ha fatto studi manageriali sicuramente ha sentito nominare, che dice: attenzione, gli esterni, questi esterni non sono che poi non è detto che siano esterni in realtà, non sono solo un vincolo, ma potrebbero rientrare in una funzione obiettivo. Qui non è ancora la formulazione della teoria, però c'è un punto di collegamento. La teoria dei sistemi, no, la visione organicistica da von Bertalanffy in poi, che fa riferimento e che è entrata nelle dottrine, per esempio nelle discipline aziendali, no? Perché l'economia aziendale italiana si basa molto su questo concetto, anche se è poco conosciuta all'estero, perché dovevamo scrivere di più in inglese, e così vede una visione organicistica che può in qualche modo collegarsi con la teoria degli stakeholder, anche se non è che le cose coincidano, ma può servire come base di partenza, di collegamento. Queste basi di partenza sono citate tutte da Freeman anche nel suo libro di 20 anni fa. Ovviamente dice non è che sia la stessa cosa, però possono servire come punto di, come spunto di partenza. La teoria della responsabilità sociale d'impresa, che non è di oggi. I primi studi sulla responsabilità sociale d'impresa risalgono agli anni 60, 70 e anche prima negli Stati Uniti. Poi dopo arriviamo alla letteratura italiana.